Non solo bandiere blu, i Ridi Ravennati sono stati premiati per l'alto standard di sicurezza garantito dal servizio Bagnini, riconoscimento rilasciato dall'Istituto Giordano, proprio in un momento in cui le spiagge di Casal Borsetti e Lido di Savio allargano la possibilità della balneazione alle persone disabili, 13 i bagni coinvolti nel progetto, e ai cani, con 11 siti fra spiagge libere e stabilimenti privati aperti agli amici a quattro zampe. Già dall'anno scorso avevamo cominciato con questo tipo di offerta, sempre nell'ambito di fornire qualità nei servizi e soprattutto rendere la spiaggia accessibile a tutti, perché le nostre spiagge sono attrattive anche perché sono aperte a tutti, a partire ad esempio da chi ha il cane e quindi ha piacere di portarselo in spiaggia, per cui come dire, troverà su tutti i 9 lidi ravennati, sui 35 km di costa, dei punti dove appunto le spiagge saranno dedicate agli amici a quattro zampe. Questo, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto relativo appunto in vacanza confido a questo progetto. In più abbiamo anche pensato a chi ha difficoltà motorie e anche qui, ormai da qualche anno, stiamo cercando appunto di sensibilizzare sempre di più la categoria ad utilizzare quei piccoli accorgimenti per rendere la spiaggia fruibile a tutti, soprattutto, ripeto, a chi ha difficoltà motorie, attraverso l'installazione di passerelle dedicate, attraverso l'individuazione di un posto auto appunto riservato a persone con difficoltà motorie. E poi anche con postazioni e ombrelloni a loro dedicati, con lastricati e quindi che possono in qualche modo rispondere alle esigenze appunto delle persone con difficoltà motorie e portatrici di handicap. Ecco, nei bagni che partecipano al progetto ci saranno poi due sedie speciali per cui, grazie alle quali arrivare addirittura sulla spiaggia. Sì, abbiamo due tipologie di sedie, una è quella con le ruote gialle, si chiama sedia di tipo job, e poi ne abbiamo un'altra, si chiama Sand and Sea, anche questa è un'altra sedia che consente appunto di arrivare fino alla battigia e anche di andare a fare il bagno, sempre accompagnati naturalmente. Le sedie, ci tengo a dirlo, sono dislocate nelle postazioni di salvataggio, almeno in quelle individuate, e sono gestite dai nostri assistenti bagnanti che appunto insieme alla loro attività svolgono anche un naturalmente sempre curando in prima battuta i servizi di salvataggio, ma comunque sono anche un riferimento dove trovare appunto la sedia e poterla utilizzare allo scopo. Nuovo riconoscimento sulla sicurezza per i lidi ravennati, ma com'è strutturato il servizio di sicurezza nei bagni qui a Ravenna? Allora, noi abbiamo 65 postazioni che diventeranno 68 il mese di luglio-agosto, per cui tre ulteriori postazioni con tre moto d'acqua che si sviluppano in tre macro zone sostanzialmente, Lidi Nord, Lidi Centro e Lidi Sud. Come viene organizzata la preparazione degli addetti alla sicurezza? Allora, gli addetti alla sicurezza devono essere ovviamente muniti del brevetto di salvataggio. Noi facciamo ulteriori verifiche durante l'inverno che siano in condizioni fisiche ottimali, organizziamo dei corsi per quanto riguarda l'utilizzo del defibrillatore, e quindi formiamo tutto il personale dalla A alla Z prima del servizio di salvataggio, anche cercando di assumere persone ovviamente che nonostante abbiano il brevetto ma siano in condizioni eccellenti per poter svolgere un'attività al mare che non è come farla in piscina, che comunque bisogna operare in spazi ristretti, ma al mare bisogna essere in condizioni ottimali per poter svolgere il servizio. Federico Lega per Faenza Web TV.